è stato super emozionante, i bambini danno proprio tantissimo amore, tantissimo calore, ci hanno accolto in uno dei migliori proprio dei modi che potessero accoglierci e siamo stati tutti molto contenti di questa cosa. Poi relazionarsi con i bambini, secondo me, è la cosa più bella che c'è, perché sono veri, sono puri, quindi Vero. Che poi bellissimo. bambini, Ragazzini, cioè, hanno 12 anni, ragazzini, la stessa età di Nicky, cioè 12 anni sono ormai grandi, quindi è ragazzini, stato sì, bello, sì, Nicola anche emozionante. ha clappiato qualche No, ma hanno fatto i bigliettini, No, no. Ha fatto Nicole c'ha questo sguardo, fai lo sguardo in camera, fai lo sguardo, eccolo là, questo colpisce i 12 anni, certo. No, è stato veramente, cioè, bellissimo, un calore, un'energia. Mi hanno proprio trasportata in un'altra dimensione, cioè è stato proprio bello, bello, bello e soprattutto hanno fatto tornare me bambina per qualche istante. Questa vita, questa voglia di vivere che ho visto in sala, cioè è stato proprio travolgente. Adesso ti prometto che alla prossima domanda ti rispondiamo con altri aggettivi, no? Bello e basta, diciamo Bello, no, allora io ti bello, dico che aggettivo. Cambia appena, aggettivo. sì, appena siamo entrati in sala c'erano urla ovunque, no? Così, cioè un po' di disorientamento, ma cioè divertente. Positivo, 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 che si può dire ormai. Sì. Bello. Un'altra cosa che abbiamo detto quando stavamo su, io e Nicolas, stavamo vicini, no? E lui a un certo punto ho visto che era, si può dire, emozionato. Era Sì, dai. emozionato, era tanto emozionato, e quindi mi ha guardato e ha detto: "Ma tu pensate che fortuna che abbiamo a stare qui No, sopra, perché davanti a tutti i ragazzi." Infatti ragionavamo sul fatto che per loro magari vedere noi lì sul palco, che magari ci hanno visto in televisione, è proprio come se fosse un sogno, e poi anche per noi è stata No, anche perché una grande comunque emozione. noi lavoriamo sempre da soli davanti a uno schermo e quando ti ritrovi tutti davanti, Ci comunque rimani? è bello, ci rimane un po', È esatto. un applauso, applauso per l'emozione di Nicolas, perché non Sembra capita tutti i un muro. giorni che si emozioni, Cioè, c'è da dire eh. che se siamo qua è comunque grazie a loro. Ecco, questa È la appendono vero, sul muro di Gifoni l'anno prossimo. Bellissimo. È vero, Questo perché ci supportano, è una grande, sì, grazie è una grande soddisfazione a loro. Sì. vedere le persone che comunque ti supportano sempre dal vivo, cioè No, ma poi comunque ti rendi figo, conto è bello. proprio dei numeri, cioè questi erano veramente una piccola parte rispetto a tutte le persone che ci seguono. E pensate, cioè, boh, l'affetto, il calore, non lo so, a Sì. me ha proprio lasciato. Cioè non realizzi poi quante persone, Adesso no? completiamo tutti la frase, bellissima sta cosa. Stavamo parlando del fatto che sia una cosa completamente diversa perché nel momento in cui tu fai il video, con il tuo schermo, sei tu che gestisci tutto, no? A partire banalmente dal trucco dei capelli, dal come ti poni, come parli, e poi vedi subito quello che è poi il prodotto finale, mentre nel momento in cui sei in televisione ti affidi completamente ad altre persone. Ed è difficile, è molto difficile, però è bello anche perché ti rendi conto che magari puoi anche lasciarti più andare ed è una cosa positiva anche, no? Il fatto che sono altre persone a guardare altri lati. Poi Ma anche poi. la velocità. No, vai, vai pure. No, vabbè, ok, non ti dirò di no. Bravo, bravo, bravo. No, ma poi è anche bello condividere il proprio lavoro con gli altri in generale, divertente, vedere poi una cosa qui, cioè si lavora insieme e vederla realizzata è una Ecco, soddisfazione sì, in più. una grande sfida anche perché eravamo tutti giovani, anche gli autori, il regista, quindi è una bella Una bella sfida. produzione. Non capita spesso in TV di avere un set tutti giovanissimi, quindi è stato No. molto formativo. Molto stimolante. Poi anche i tempi della televisione sono completamente diversi, cioè i social sono molto più immediati, un click, anche il feedback è immediato, invece anche i tempi della televisione banalmente sul set sono molto più lunghi, quindi è proprio cioè, educarsi alla pazienza, dire ok, vediamo il risultato finale tra un po'. Questo. Vero. È Sì. bellissimo, una cosa Cioè, vedere proprio la meravigliosa. gioia, gli occhi che forma di cuore, di stella. Sì. Sai che io guardavo sempre su Italia 1 quando ero piccolo il programma su Giffoni e dicevo: "Cavolo, che figata, un giorno vorrei andarci." Quindi è una cosa che mi porto dietro, ma penso tutti quanti, perché abbiamo la stessa età, che ci portiamo dietro da quando siamo piccoli, quindi è una cosa bellissima essere qui. Tutti alla stessa età, tranne Niki che ha 12 anni, quindi Quando vengono 12. Sì. A me la cosa che colpisce sempre tantissimo quando appunto magari faccio eventi e incontro persone è il vedere come, cioè,
gli altri mi prendono come esempio, capito? Che io magari mi guardo. Ma tu sei un esempio. E dico, sì, ragazzi, certo. Ludo è bravina. Una ragazza, un applauso a Ludo. Bravina, una ragazza meravigliosa. No, però è pazzesco come magari a volte io mi sminuisco, magari mi alzo e dico che disastro che sono oggi, che pasticci che combino. E invece è proprio bello vedere come la gente sappia apprezzare anche. Sono proprio questi pasticci. Abbraccio Ludovica, abbraccio Ludovica, abbraccio Ludovica. Basta, abbraccio il tuo bacio di Niki. Hanno abbracciato me per sbaglio. Sì, sì, speriamo di avergli lasciato soprattutto qualcosa, perché oggi secondo me abbiamo regalato un pochino il nostro piccolo momento speciale, magari per non per tutti, ma magari per tanti bambini. E vederli già così lì, così felici, ma soprattutto con quella voglia anche solo di confrontarsi con noi, anche solo di avere un momento in cui magari non sappiamo cosa possono avere a casa, qualche situazione poco piacevole, lasciare un po' di leggerezza, un pochino anche di bene da parte nostra, per me, io spero di aver lasciato qualcosa oggi. Ma si respira sì, quest'aria, Giffoni, sì, quindi è bello. Spensieratezza, leggerezza e divertimento. Una bella accoglienza comunque. Sì, bellissimo. Ma io sarei voluto venire quando ero piccolo, assolutamente, perché come dicevo poco fa è un luogo che abbiamo vissuto poco, però si sente quella spensieratezza, quella leggerezza, vedi in giro tutti i ragazzi, un modo di confrontarsi, di scoprire se stessi anche, no? Perché poi ti scopri parlando con gli altri, la tua età, facendo amicizie, uscendo dalla tua cerchia di amicizie, e scopri tante cose di te e degli altri, che magari problemi che c'hai tu che c'hanno pure gli altri, e quindi quella roba è una cosa meravigliosa, sì. Se la si fa in un posto magico dove regna il cinema e la televisione, che è una cosa molto bella, almeno per me. No, sì, più che altro, se posso dire, anche perché non è da tanto tempo che siamo liberi come prima dopo il Covid, quindi insomma, secondo me sfruttare questo momento e questo festival credo che sia una bellissima opportunità per tutti coloro che hanno la possibilità di farlo. Sì, io al Giffoni ci ritornerei, anche perché è proprio un luogo in cui conosci persone, ti confronti, vedi realtà diverse, si condivide anche la passione per il cinema, e quindi è una cosa, una sensazione che comunque è sempre piacevole provare. Ma anche proprio come comunità, cioè è bella questa sensazione. C'è un'area molto, molto bella, molto positiva, sì, esatto. Sì, un'altra cosa che volevo aggiungere io, e di cui parlavamo prima appunto, è che magari a differenza di tanti festival che ci sono nel mondo, Giffoni è sempre molto... la vera magia di Giffoni secondo me è che è un posto in cui viene comunque divulgata informazione, c'è tanta comunicazione, uno scambio vero e proprio tra ragazzi e con i ragazzi di cinema o quello che sia l'arte in generale, ma con una grandissima umiltà e senza la presunzione di dover fare le cose nella maniera in cui, ok, c'è sempre un distacco magari tra di noi e il pubblico, oppure tra non so, fotografo, oppure anche l'intervista come la stiamo facendo noi adesso. C'è sempre un rapporto, vedi questa cosa qui che ci siamo ritrovati dopo 5 anni, è perché comunque si crea uno scambio per cui le persone che incontri non sono solo di passaggio, ma sono delle persone che ti restano nel cuore. Si sente tanta vicinanza. Sì. E poi ci stanno le mozzarelle di bufala. Cioè, vero, vero. Evviva Giffoni!